Eccoci qua, ben arrivati, buonasera a tutti. Siamo in compagnia oggi di un cantante, ma anche attore, ma anche produttore, ma anche regista. Insomma, abbiamo un personaggio non da poco. Lo vedete nel video proprio accanto a me. Siamo insieme a Lorenzo Andreaggi. Ecco, è arrivato con noi. Ciao, ciao Roberta, ciao. Ciao, questa nostra Ciao a tutti gli amici diretta di Firenze. Diretta così da lontano ma vicini come Ma sempre. vicini, esatto. Ma vicini. Io ti ho annunciato con varie diciamo tue caratteristiche, quello che fai sono tante cose, quindi sei veramente un artista a tutto tondo. E noi sicuramente siamo curiosi di sapere come nasce in te questa voglia di dedicarti all'arte, al cinema in particolare, ma anche alla canzone, alla produzione. Quando nasce questa voglia? Ma sicuramente, guarda Roberta, fin da piccolo, perché io ho cominciato a buttarmi, a gettarmi nel mondo dello spettacolo, del teatro, soprattutto quando ero bambino, dall'età di 4 anni. Ma c'è una motivazione, perché in casa nostra, noi abitiamo bene o male tutti insieme, anche se ognuno nella propria casa, va bene, ma siamo tantissimi, siamo una trentina qui al Bandino, a Firenze Sud, e c'era mio zio Vittorio, che purtroppo non c'è più. E lui usava tenere una telecamera tutti i giorni e riprenderci in ogni momento della giornata, mentre eravamo in giardino, mentre si mangiava, e tutto quello che si faceva insieme in famiglia, lui lo riprendeva con la sua telecamera. Quindi avevo sempre questo occhio della telecamera puntato su di me. Quindi per forza dovevo nascere un po' esibizionista, perché avere sempre questo occhio della telecamera puntato, insomma, alla fine mi ha fatto avvicinare per forza ad usare anche quello strumento lì. E da lì è nato un po' tutto. Ho cominciato da piccolo a fare tantissimi cortometraggi, tantissimi filmetti con telecamere di vario tipo, fare i montaggi addirittura in diretta, come usava una volta, i montaggi in varie sessioni, insomma, e poi dopo, beh, avvicinandomi sempre di più alle nuove tecnologie, al computer, i montaggi, quelli che si fa adesso. E poi il teatro, l'amore del Teatro, teatro certo, ovviamente. da sempre, fin da bambino. Perché quello che si prova su un palco non è chi non lo ha mai fatto, non ha mai fatto teatro, non lo può sapere quello che ti Eh no, lancia, non lo può no? sapere, no? Sono due cose completamente diverse, il cinema e il teatro, che si possono amalgamare bene. C'era chi diceva a suo tempo: chi fa cinema non può fare teatro. Non è vero niente, perché i grandi attori di un tempo erano dei jolly, no? Facevano sia quello che quell'altro, dovevano sapere essere intercambiabili. Oggi purtroppo chi fa fiction non riesce a fare cinema, chi fa cinema non riesce a fare teatro. Prima veramente si era più completi, si era artisti veri. Ma mi sa che con questo, con tutto quello che è accaduto, adesso si ricominceranno. Non c'è più qualcuno che si deve specializzare in una cosa. Bisogna saper fare un po' di tutto. Te che ne pensi? È vero, è vero. Bisogna seminare tanti semi, no? Poi qualche cosa da qualche parte nascerà per forza. Infatti, senti, ci racconti un po' come è iniziata proprio la tua carriera? Da bambino, sì, ma proprio come lavoro e il tuo, da quale parte hai iniziato? Dal cinema, dal teatro? Da dove hai iniziato e come si è sviluppato? Allora, inizialmente dal teatro, quindi facendo spettacoli insieme alla compagnia della grandissima Adelaide Foti e con la compagnia di Mara Chiarini Ravenni. E poi da lì ci siamo fatti noi giovani la nostra compagnia, la compagnia giovani del Teatro Reims. Poi, cambiata, diciamo, la gestione del Teatro Reims, ho deciso di continuare la mia attività a giro, insomma, per Firenze e per la Toscana. E devo dire che il tutto un po' è partito anche nel mondo della musica. Grazie a questo spettacolo che scrissi e che realizzai nel 2016, Canta Firenze, dove cantai una quindicina di canzoni di Odoardo Spadaro, perché anche la musica, le canzoni fiorentine mi sono sempre state care, sempre vicine al cuore. Fin da piccolo, quando si andava al mare, mia nonna mi cantava sempre queste canzoni in macchina, e fanno parte di me, veramente, della mia crescita personale come persona, ma anche come artista. E quello spettacolo Essere ebbe. fiorentino, scusa, essere fiorentino per te che Dimmi, dimmi. cosa vuol dire? Perché tu sei un fiorentino, come si dice, doc. Cosa vuol dire oggi essere fiorentino? Ma essere fiorentini vuol dire appartenere veramente a qualcosa, avere un'appartenenza, delle radici profonde.
essere italiani sì, ma siamo italiani, ma anche fiorentini noi. Abbiamo double face, ovviamente, abbiamo doppia faccia e una stessa faccia unita. È meraviglioso, è bellissimo. È una storia che ci portiamo dietro da secoli. Siamo veramente un mix fra romani e etruschi. Il top, si Poi potrebbe dire, il top. il top, questo è molto bello. Senti, tu però hai fatto anche dei film, il teatro è il primo amore, però ci sono dei film anche un po' particolari, no? A cui ti Sì. sei avvicinato. Come sono nate queste idee? Ma la prima idea è nata dopo che pubblicai il primo romanzo, I Trabocchetti del Bandino, che è tutta la storia della zona dove vivo, insomma, la Villa del Bandino, il Borgo del Bandino, tutta la zona Meccara. È un romanzo che parte dal 1300 e arriva fino agli anni 2000 e racconta tutte le vicende delle famiglie e dei personaggi importanti che hanno vissuto qui al Bandino e che hanno fatto la storia di Firenze abitando qui al Bandino. Finito il romanzo, dissi, ho proprio voglia di realizzare il film e d'accordo con tanti amici, con il gruppo che mi sono formato e anche con l'editore, ovviamente, che ha pubblicato il romanzo, abbiamo deciso di girare il primo film, I Trabocchetti del Bandino, e fece abbastanza successo, soprattutto a Firenze. Poi mi sono buttato in un'odissea ancora più lunga che è stato Annunnaki, cioè la rilettura, delle sacre scritture secondo i Sumeri, non la rilettura è un po' sbagliato, diciamo le prime scritture, quelle veramente le originali, fra virgolette, scritte dai Sumeri. E abbiamo fatto questo film di 2 ore e 20, 2 ore e 40, se non sbaglio, che purtroppo in Italia non è piaciuto molto, è piaciuto molto di più all'estero, perché non è stato compreso, non è stato capito. Quindi alcuni anni fa, insieme all'editore Frabà della Uno Editore, abbiamo deciso di trasformare questo film in un documentario. Farò Ecco diventare perché. quando gli dèi crearono l'uomo. Quindi Senti, ti grazie interrompo un attimo perché c'è una domanda. Ti chiedono come prevede di continuare la sua attività dopo il Covid-19, visto che teatri e cinema saranno gli ultimi a riaprire? Bella domanda. ovviamente tutto tramite i social. Fare qualcosa per i social. Tramite i social, promuovere le attività, la cultura, l'arte tramite i social. Come stanno facendo bene o male un po' tutti. Sì, però un conto è andare a un teatro, andare a un cinema e pagare al botteghino, un conto è vedere da fuori, quindi forse non so se diciamo, il ritorno economico che poi è quello che serve a vivere ci sarà lo stesso. Che ne pensi? Certo, quello sarà un po' complicato. Sicuramente non sarà un fatto semplice, una cosa che succederà dall'oggi al domani, anche perché quando passerà del tutto questa brutta faccenda, che secondo il mio modesto parere passeranno ancora molti mesi, tornare Forse a sì. vivere una vita normale, sarà difficile, proprio perché resterà nell'immaginario collettivo delle persone, le fobie resteranno, quindi sarà veramente difficile tornare veramente come prima in toto. Senti una cosa, quindi chi volesse vedere qualche tua cosa, come in questo momento cosa deve fare? Dove deve andare se volesse vedere qualche tuo film, qualcosa che hai fatto? A parte leggere il libro si trova, i libri si trovano Il libro si trova. sempre. Beh, su YouTube, sul mio profilo Facebook, sulla mia pagina Facebook, su Instagram, ci sono tanti portali oggigiorno per restare insomma, comunicazione con le persone, o se no in DVD quando gli dèi crearono l'uomo, che stavo dicendo prima, questo mix fra il film Anunnaki e fra gli esperti che raccontano questa grande storia, che poi è la più bella di tutte, la storia della nascita dell'uomo, dell'umanità, perché bene o male tutte le religioni di tutto il mondo raccontano bene o male una storia, quella storia lì. Certo, ovviamente, ovviamente. Senti, io vorrei anche lasciare un attimo un po' di spazio, anche se poi continuiamo a parlare, però vorrei, così dopo ne parliamo, far vedere ai Sì. nostri telespettatori, chiamiamoli così, non sappiamo più Sì. come chiamarli a questo punto. Quell'ultima cosa che hai fatto, la canzone di Narciso, sappiamo tutti che noi Narciso Parigi lo abbiamo nel cuore, chi l'ha conosciuto come noi sa che insomma era un pezzo di Firenze veramente e quindi noi Sì, lo dopo ne parlo salutiamo. molto volentieri dopo. Lo salutiamo. Intanto vediamo se ci mandano la tua canzone, cioè il tuo video.
Allora, noi non sentiamo l'audio, non so se la sentono gli altri. Ecco, siamo tornati, abbiamo avuto qualche piccolo problema perché non si sentiva l'audio. È il Non si bello della sentiva l'audio. diretta, no, il bello della diretta, appunto, come succede. Vediamo se Certo. riescono a risolvere. Noi avevamo iniziato a parlare di Narciso Sì. e quindi non c'è bisogno nemmeno di dire Narciso Parigi, cioè il No, cognome. Diciamo esatto. Narciso, è chiaro. Che cosa è stato per te Narciso? Beh, Narciso per me è stato veramente tanto. Mi ha dato tanto, mi ha voluto regalare tanto ed è stato veramente un grande maestro di vita. Di canto, di musica. Io da quella famosissima lettera che tutti sanno che le scrissi nel 2013, così, insomma, perché veramente volevo conoscerlo, semplicemente conoscerlo, non volevo fare altro. Gli scrissi questa lettera e lui mi rispose dopo parecchi mesi, dopo circa 6 mesi, scusandosi, mi telefonò, mi disse: "Guarda, scusami, la lettera mi è andata dietro l'orcio della cassetta della posta, non l'avevo vista, è un po' bagnaticcia, ma però sono riuscito a leggere quello che mi avevi scritto, era passato parecchi mesi, quindi pioggia, vento, sole." E dice: "Vieni a casa mia, ci conosciamo." Andai a casa sua e facemmo subito amicizia, perché come dice, come mi ha sempre detto anche lui, l'amicizia o si fa subito con le persone o non si fa più. È E mi ha vero. insegnato veramente l'umiltà di essere, insomma, del grande artista, veramente di essere umile. E ci mettiamo così, insomma, sul divano a parlare di musica. Mi disse: "Ma te non hai mai inciso niente?" No, gli disse: "Narciso, non ho mai inciso niente. Io canto, sì, da bambino, da piccolo andai alle selezioni dello Zecchino d'Oro, ma canto alla fine degli spettacoli." Mette: "Guarda," dice, "invece secondo me dovresti incidere qualche cosa, perché hai una voce bella, mi piace, particolare. Dice, ti piacerebbe incidere le canzoni che io ho cantato in America e che in Italia non sono mai arrivate, sono arrivate poco, insomma, la gente non le conosce." No, gli disse di no, perché non me la sentivo assolutamente, sarebbe stato veramente un impegno grande. E passarono diversi anni, arrivammo nel 2016, quando misi su Canta Firenze, e da lì mi disse, mi continuava negli anni a ridire la stessa cosa, a ripetermi questa proposta, e alla fine nel 2018 accettai. Mi presentò il produttore Sergio Salaorni, andammo, tornammo a casa sua e ascoltammo diverse canzoni che Narciso scrisse e cantò in America. Repertorio bellissimo, perché noi conosciamo Narciso come cantante fiorentino per aver cantato le canzoni di Spadaro, La Porta un bacione a Firenze, per aver riarrangiato e interpretato in maniera grandiosa l'Inno della Fiorentina, ma in America ha cantato, ha inciso più di 4.000 pezzi, più di 4.000 canzoni, Infatti, infatti, ha infatti, scritto canzoni melodiche impressionante. meravigliose per Dean Martin, cioè, e in questo disco mi ha fatto cantare le canzoni, credo, più belle veramente, poi scritte proprio da lui. Infatti, senti, mentre parlavi c'è stato un'altra richiesta, un'altra domanda da chi ci sta seguendo, Stefano Liccioli, e ti domanda quali programmi cinematografici futuri hai in mente, perché insomma il cinema attira sempre. Beh, io sto finendo di girare, ora sto finendo di girare, un parolone, stavamo finendo di girare fino a 2 mesi fa un film che abbiamo cominciato, insomma, a produrre io e la mia troupe un anno fa, Le fiabe italiane di Italo Calvino, tratto dalle fiabe italiane di Calvino. Sono 300, Interessante. sta venendo veramente un bel lavoro, non sta a me dirlo, io ovviamente sono di parte, ma su 300 fiabe ne abbiamo scelte 6. E ogni fiaba è ambientata in una regione diversa d'Italia,
con la parlata ovviamente locale, tutte ambientate alla fine della seconda guerra Bello, mondiale. bello, bello. Veramente, veramente belle. Sono fiabe nostre, della nostra indole di italiano ed è bellissimo. E Sono questo è ancora più belle delle interessante. fiabe dei Grimm. Assolutamente sì, sono sicura. Senti, è passato un altro commento. Sandra Focacci che chiede la sua grande fiorentinità. È stata una cosa che l'ha frenata o no? Cioè, se ha frenato la tua carriera, questo tuo attaccamento così grande fiorentinità che hai? Beh, un po' devo dire di sì, perché il Fiorentino non è visto in modo. Dico, la prima parte che ottenni in un film fu Amici miei, come tutto è Benizio. Il quarto film, purtroppo, non è andato molto bene al botteghino, No. proprio secondo me per il titolo, perché se lo intitolavano magari Burle a Firenze nessuno ci avrebbe fatto caso. Ma avendolo Certo. chiamato Amici miei, come C'era tutto è Benizio. un'aspettativa, c'era Esatto, c'era un'aspettativa. un'aspettativa, poi vai a toccare un cult a Firenze, però apro parentesi, la sceneggiatura iniziale c'era la mano di Monicelli, chiudo parentesi, che poi lui abbandonò, ma c'era la mano di Monicelli. Ecco, lì veni proprio preso per la mia fiorentinità, anche se erano poche battute. Il fiorentino sì, viene un po' frenato ovunque se te parli fiorentino, se sanno che sei di Firenze. Eppure c'è stato un grande momento in cui il cinema toscano è stato conosciuto e ha avuto, dal ciclone in poi, ha avuto, insomma, sicuramente, stiamo parlando ovviamente di tanti anni Esatto, fa, però c'è stato un momento in cui è stato conosciuto. tantissimo. L'unica cosa che bisogna fare è non legarci, diciamo, solamente al target, all'ambiente fiorentino, quello no, ma riuscire ad essere anche italiani, no, fra virgolette, se no veramente ti mettono nel calderone dei fiorentini e fai solamente roba fiorentina e basta. Infatti è quello che io ho voluto prima del Canta Firenze, ho fatto per tantissimi anni, fare solo ed esclusivamente commedie all'italiana, commedie italiane o addirittura di autori stranieri, proprio per non relegarmi in questa nicchia di fiorentinità, che poi ovviamente con il fatto di Narciso Parigi mi sono È riaperto, esplosa è ovviamente esploso tutta in toto. questa fiorentina. Senti, vogliamo vedere se riusciamo a far vedere ai nostri telespettatori un pochino, Ecco, anche se ma poco, diciamo due parole di Vai a Firenze, che cos'è? Maria Firenze, io ne volevo parlare dopo, però appunto vediamo di... Va benissimo, Volevo va prima farlo benissimo. vedere, prima di Facciamolo vedere spiegarlo, perché allora. normalmente si fa così. Vediamo se riusciamo. Sempre dei problemi di audio. Mi sa che ci sono sempre problemi. Strano perché abbiamo fatto una piccola prova, andava tutto bene, va bene, niente. Comunque, chi lo volesse vedere va sul tuo profilo Facebook e lo trova, no? Esatto, o addirittura, o se no su YouTube Su scrivendo Vai YouTube, a Firenze, ovviamente. lo trova, certo. Certo, quindi ne possiamo parlare a questo punto. Quindi, che cos'è? Cos'è Vai a Firenze? Vai a Firenze? Ecco, vediamo, ci riproviamo. Ci riproviamo un attimo. Eccoci, adesso c'è. Sono figlio di Fiesole e Roma, sono nato tra il verde e il turchino, nella culla piangevo in latino, da ragazzo inventai un nuovo idioma, ho insegnato a parlare toscano a milioni di genti lontane, poi tra squilli di trombe e campane, il toscano divenne italiano. Ma se ascolto nel parlare certe licenze, sai com'è? Mi viene spontaneo dir vai a Firenze. Ho il profilo tracciato da Giotto, il mio corpo scolpito in Atello, le mie mani, Cellini al Cesello, Michelangelo il naso un po' rotto, Botticelli mi ha dato il sorriso, da Leonardo le forme precise, Galilei la mia stella decise, col Ghiberti arrivavo in paradiso. Ma se mi volto a guardare certe indecenze, sai com'è?
viene spontaneo di vagliarsi da in sé. A salvare il sepolcro di Cristo, con pazzino dei pazzi sono stato poi un onesto fratino bruciato, perché ormai si era reso malvisto, vigilante sul libero stato, democratico, vero e convinto, molto spesso mi han dato di finto, ma nessuno mi ha mai inginocchiato. Ma se mi chiedono inchinino e riverenze, sai com'è? Mi viene spontaneo dir vai a Firenze. Con Dante a scoprire l'inferno, con Boccaccio la peste scampai, con Lorenzo di Atene parlai, una fucina scopai per l'eterno. Con i medici visi in splendore e fondai questa culla dell'arte, che Minerva e Mercurio con Marte circondaron di tenero amore. Ma se nell'arte ci son certe tendenze, sai com'è, mi vien spontaneo dir vai a Firenze. Sono stato un leone sovrano che lasciava le impronte nel mondo, a nessuno arrivava secondo il lucente Marzocco toscano, ma più fuoco divenne druggito, tanto han fatto che m'hanno domato, oggi son leone invecchiato e il ruggito mi si è arrugginito. Ma se ripenso alle magnificenze, sai com'è, mi viene spontaneo di risvegliati Firenze, risvegliati Firenze, vai risvegliati Firenze, risvegliati Firenze, risvegliati Firenze. Ma se ripenso alle magnificenze, sai cos'è? Mi viene spontaneo di risvegliati Firenze. E risvegliamo l'esta Firenze, eh? Ecco, ecco, abbiamo sentito sul finale la voce di Narciso. Di Narciso. Di Narciso. Bella questa cosa, ti è piaciuta molto, far parte di questo bel progetto. Racconta sì, Firenze, sì, davvero, veramente. Pensare che Narciso, infatti abbiamo detto prima fuori onda, questo vaia scritto proprio, non con la I, ma sì, l'ha voluto ma con la G. Infatti in Malti molti me l'hanno criticato, dice ma vaia Firenze non si scrive così, è un errore, no? Ma lui nel 64 quando cantò questa canzone non era così popolare la parola vaia Firenze scritta, intendo, e la scrisse in questa maniera, va apostrofo ia con la J, certo. Firenze, sì. Quindi tornando un po' anche alla domanda che ha fatto prima quella ragazza, no, sul se la fiorentinità ha un po' bloccato l'arte, beh, uno a un certo punto deve fare una scelta, o con quello che vede, diciamo, che non riesce a esplodere, ad andare avanti, o lo distrugge o ne fa una questione di vita, uno stile di vita, ecco. Certo, effettivamente è la cosa perfetta. Secondo te, visto che ti occupi di teatro, di cinema, al di là del Covid, speriamo che tutto passi velocemente, qual è lo stato di salute del cinema italiano, delle produzioni italiane in particolare? Perché non sei il primo, prima, infatti lo hai accennato, che ha primo regista, primo diciamo autore, che ha problemi con i riconoscimenti in Italia. All'estero ci sono, ma in Italia no. Come mai? Perché qui si entra in un ambito molto particolare. Allora, perché ci sono moltissimi registi validi oggigiorno. Ti faccio un nome solo, uno, Matteo Garrone, ovviamente. Sì. Perché secondo me noi italiani siamo legati principalmente a due cose: il cinema italiano, la commedia all'italiana di oggigiorno e anche un po' di allora, e il cinema americano. Siamo molto abituati a vedere le serie TV americane di fantascienza con effetti speciali. Quando un qualcuno si propone un film magari un po' più di nicchia, un film diverso, che si distorce un po' da queste due
da questi due canali che sei sempre abituata a vedere, ecco, allora lo critichi, allora vai all'estero, e all'estero sei apprezzato perché le cose un po' particolari, te pensa ai film che ha fatto Pasolini è stato veramente certo. Ucciso non come poi purtroppo dove è successo, ucciso veramente sì. Con le parole, con le offese in tutta sì. La sua carriera, il cinema di Pasolini è stato rivalutato dopo, ma del Vangelo secondo Matteo la Chiesa l'aveva condannato fin da sempre, è stato rivalutato ora negli ultimi anni, addirittura hanno detto che è il più bel film su Gesù. Quindi siamo sempre un po' lenti noi italiani a incamerare nuove anche un le po' novità. Troppo, mi sembra. un po' troppo. Perché sì. Insomma, ci sono dei registi validi italiani che propongono cose che non sono americane, non sono telefilm americani, che no. Insomma andrebbero sicuramente avrebbero bisogno di e potrebbero avere successo. Forse c'è un pochino di cultura mancante da questo punto di vista. Sì, sicuramente un pochino, sì, sicuramente sì. Senti, ti senti più cantante, ti senti più regista, ti senti più attore di teatro, più attore di cinema? Qual è la cosa in cui ti senti il ruolo più definito? Non lo so, ora come ora negli ultimi tempi più come cantante. Poi ovviamente quando riprendo la telecamera, gli attrezzi in mano insieme alla troupe, lì devo abbandonare un po' Lorenzo Andreaggi cantante e riassumere la maschera del Lorenzo Andreaggi regista. Anche se non è a volte semplice passare da un mestiere, fra virgolette, a un altro, no? Così, certo. Così velocemente anche, perché si passa da un giorno che magari hai uno spettacolo, una serata dove devi cantare 10-15 canzoni, il giorno dopo andare sul set e girare le scene di un film, quindi devi sempre essere pronto a togliere la maschera, devi recitare anche nel lavoro che fai, è una doppia recitazione. E infatti, anche tutti recitiamo nella vita in generale, sì, no? Perché certo. La vita è una recita per eccellenza. Sì. Senti, lo sai che noi siamo quasi sul finale della nostra intervista perché il tempo vola e naturalmente, cosa vorresti dire a chi ti sta ascoltando in questo momento? Qual è il messaggio che vuoi lanciare? Ma il messaggio che voglio lanciare è un po' come ha lanciato la canzone Vai a Firenze, non dimenticarci mai le radici da dove veniamo, quello che abbiamo fatto, ma ricordandoci sempre di guardare al futuro, di modificarci, non di restare in fase di stallo. Quindi sì, apprezzare il passato, vivere il passato con la memoria, con i ricordi, ma andare sempre avanti verso un futuro migliore, di non restare mai radicato un po' troppo, no? Con i nostri piedi, non affondare alle radici, no, quello mai, perché è brutto, insomma, non si riesce ad evolvere né come artisti né spiritualmente, anche né psicologicamente. Certo, senti, e chi ti volesse seguire, quindi io mi permetto di dire, chi ti volesse seguire in quello che stai facendo, poi ora vediamo quando riprendono le riprese di questo film, poi quello che ne uscirà fuori, bisogna seguirti a questo punto, anche perché possiamo, guarda, il film, ti dico, il film delle fiabe italiane si può dire che è finito, mancano solamente le ultime tre scene da girare dell'ultima fiaba ambientata in Campania, quindi poi è tutto fatto, quindi veramente appena si può ripartire la cosa andrà molto veloce, poi quindi andremo in autunno anche. In autunno no, tutto sta a vedere com'è che andrà questa cosa, vedrai più verso Natale. Senti, sempre una persona che ha scritto prima, dice: il teatro italiano come sta? Visto che il cinema hai già risposto ed è perfettamente d'accordo con te, dice: il teatro invece come sta? Ma il teatro italiano secondo me sta molto bene, perché c'è cultura, c'è voglia di fare, sta poco bene, magari stanno poco bene gli italiani che vanno poco a teatro. Vabbè, gli italiani leggono poco, vanno pochi a teatro, però forse questo momento di raccoglimento può essere servito, che dici? Esatto, speriamo, guardiamo sempre il lato positivo della cosa, un po' come faceva Pollyanna, no? In tutte le tragedie troviamo quello spiraglio di luce, quello spiraglio di futuro, di sorriso, di felicità che ci può avvicinare veramente a un qualcosa che, chissà, forse per ignoranza, non nel senso veramente di ignoranza perché uno ignora la cosa, certo. non ti eri avvicinato prima. Quindi speriamo veramente in un lato positivo anche di questa brutta faccenda. Senti, allora, noi ti ringraziamo di essere stato con noi. E ricordiamo grazie a voi.
a chi ci sta seguendo che sulla tua pagina Facebook, quindi possono avere tutti gli aggiornamenti di quello che fai, di quello che esce, Tutto, addirittura ti tutto. dico una cosa, domenica uscirà una canzone che Narciso ha voluto fortemente che io cantassi in questo disco, è una canzone che scrisse nel 64 insieme a Mogol, una canzone per la Fiorentina. E domenica Bello. la faremo uscire per tutti i tifosi viola. Bene, perfetto. Noi ovviamente vedremo su, saremo lì in prima fila, come si dice. Bene, ti ringraziamo di essere stato Grazie. con noi, Grazie a tutti davvero voi, tanto. grazie Grazie, Roberta. salutiamo Ciao, i ciao. nostri amici. Arrivederci a tutti Ciao, per qualche ciao, ciao, ciao a volta. tutti.